Come spiega questo successo della Lega in Veneto? Beh, è un fatto di coerenza, ma soprattutto è segnale chiaro che esce dalle urne, prima regione in Italia per Lega, ma anche i primi a presentare l'istanza dell'autonomia. È stato proprio il tema dell'autonomia, secondo lei, a segnare la differenza qui in Veneto? L'autonomia porta molto e anche questa speranza di avere l'autonomia. Dall'altro poi l'azione del governo, l'azione di Matteo Salvini, anche come Ministro degli Interni, che ha dato dei risultati non sperati e in passato, oggi sono reali. È il caso di dare un ultimatum ai 5 Stelle in vista dell'autonomia oppure va avanti per il patto di governo? Ma guardi, l'ultimatum l'ha dato ai cittadini da nord a sud, visto e considerato che la Lega esce forte non solo al nord ma anche al sud, addirittura superando i 5 Stelle in molte regioni. Questa è la dimostrazione che l'autonomia non è una partita da nord ma è ormai una partita nazionale. 12 regioni l'hanno chiesta, 5 ce l'hanno già, 3 no, quindi 17 regioni su 20 vogliono l'autonomia. Presidente Salvini sul piano nazionale ha detto che insomma è un segnale chiaro e appunto ha parlato del tempo di ridiscutere i parametri in Europa. Che Europa vuole la Lega? Guardi, e usciamo forti dalle urne, ma ne esce forte Matteo Salvini perché questa vittoria è sua e ci ha creduto fino in fondo e si è dedicato fino in fondo. Dall'altro lui ne esce anche come leader europeo e penso che sia fondamentale che in Europa andiamo lì a trattare alla pari e non come dei vassalli o dei sudditi come qualcun altro ha fatto in questi anni. Come ha detto Giorgia Meloni, un'alleanza con Fratelli d'Italia potrebbe essere un'alternativa di governo a questa attuale maggioranza. Ma guardi, delle alleanze parla il segretario per noi. Io le dico che la mia alleanza che ho in regione la porto avanti fino alla fine. È fondamentale concentrarsi sui dossier che abbiamo, che sono dossier regionali per quanto riguarda noi, la Pedemontana, l'autonomia, le Olimpiadi e molto altro ancora, e nazionali per quanto riguarda il governo centrale. Come spiega la debacle dei 5 Stelle in Veneto? Ma guardi, hanno perso 6 milioni di voti, più di 6 milioni di voti a livello nazionale, hanno dimezzato i voti, penso che la debacle sia a livello nazionale. I cittadini vogliono assolutamente coerenza, non vogliono liti e vogliono anche affidabilità. E su alcune partite importanti si è visto che i 5 Stelle hanno mancato. Le faccio un esempio, l'autonomia o i temi delle infrastrutture che sono molto invocati dai cittadini e i 5 Stelle a mio avviso non hanno capito che la maggioranza dei cittadini vuole le opere, quelle che sono state programmate e vogliono che siano fatte subito. Considerando i mal di pancia che comunque in Veneto ci sono stati per l'autonomia, quanto questo risultato è un po' merito suo più che di Salvini? Ma guardate, cioè io non starei lì col bilancino a calcolare, direi che la partita dell'autonomia in Veneto ha pesato sicuramente e dall'altro Matteo Salvini ha fatto un lavoro strepitoso visto e considerato che ha dimostrato di essere sempre stato coerente. Pensate solo alla partita dell'immigrazione come è stata gestita. Qualcuno considerava impossibile il progetto di Salvini sull'immigrazione e oggi invece in realtà immigrati da fuori non ne arrivano. Oggi diventa realtà anche l'autonomia. Oggi esce dalle urne l'autonomia, dice bene esce dalle urne, lo esce a livello locale, ovvio a livello regionale come Veneto con questo quasi 50%, ma esce anche a livello nazionale. L'autonomia da queste urne diventa una partita nazionale. E se i 5 Stelle continueranno con le manfrine fino adesso ci potrà essere crisi di governo? Guardi, penso che se ci saranno manfrine ancora su autonomia, su grandi opere pubbliche, su temi ambientali e su altri temi ancora, sarà inevitabile che i 6 milioni di voti persi aumentino ancora di più. Una risposta per il FAS, per la polemica sui FAS, di questo voto. Ma guardi, basterebbe andare a vedere che a Montecchio Maggiore, dove è uscita questa polemica, la Lega ha stravinto. È la dimostrazione che poi bisogna essere persone per bene. Tu non puoi andare a far credere ai cittadini che ci siano dei lazzaroni in giro per il Veneto che murano di notte i rifiuti, perché una storia così solo un lazzarone la può raccontare. Lei adesso ci ha illustrato la linea politica sua e del vostro leader Matteo Salvini, ma alla pancia della Lega che chiede di rompere con i 5 Stelle, soprattutto per l'autonomia, che cosa si sente di dire in questo momento? Beh, si deve dire che c'è un programma di governo che deve essere rispettato, sta ai 5 Stelle adesso rispettarlo, è inevitabile che se poi il programma di governo non viene rispettato, sta nelle cose che cade tutto, ma noi tifiamo perché le cose si facciano. A noi, come si dice, a caval donato non si guarda in bocca, ci diano l'autonomia, a caval donato non si guarda in bocca. Grazie. Grazie.